Siamo a Trieste Espresso con il dottor Francia del gruppo IMA. Quali unità compongono questo importante gruppo? Beh, allora, IMA è composta da diverse divisioni. Diciamo che abbiamo una divisione farmaceutica e una divisione che è decisamente in crescita, che è quella del food, del pharma, della parte che non riguarda il pharma. Quindi noi come IMA Coffee siamo una divisione creata abbastanza di recente, che vuole focalizzarsi appunto su questo mercato che per la IMA ha un buon potenziale. Quindi per crescita interna e per acquisizione abbiamo creato questa divisione caffè, che comprende tre aziende principalmente, quindi la Gima, dove vengono fatte tutte le macchine che riguardano la parte packaging capsulatrici, la Mapster, che è stata acquisita 2 anni fa, anche questa che crea macchine capsulatrici per una gamma di mercato più bassa, e la Petroncini, che riguarda tutte le macchine per il processo del caffè. Quindi riteniamo di avere un portafoglio molto ampio che può coprire tutte le esigenze di questo tipo di mercato. Per quanto riguarda il packaging, quali soluzioni presentate per questa manifestazione? Per il packaging abbiamo ritenuto che non sia indispensabile proporre una macchina sullo stand, quindi ci siamo presentati con qualcosa che riguarda la parte processo. Per il packaging stiamo sviluppando nuove soluzioni che sono sicuramente orientate a diversificare il più possibile il nostro prodotto, perché chiaramente la domanda è molto ampia, ci sono diverse fasce di mercato che vorremmo coprire, e quindi stiamo cercando di sviluppare un portafoglio di soluzioni sempre più importante. Con il dottor Giberti di Petroncini invece parliamo di quella che è la parte processo, focus maggiore per questa fiera qui a Trieste. Sì, noi siamo la Petroncini, azienda quasi centenaria, il prossimo anno l'azienda farà 100 anni, ne è acquisita del gruppo IMA. Possiamo produrre prodotti a partire da intecchi del caffè verde, completamente automatiche, da singolo sacco fino a container, stoccaggi, tostatura, offriamo prodotti da 3,5 kg fino a 3,5 tonnellate, per poi passare a tutta la macinatura, lo stoccaggio del macinato, fino ad arrivare sopra al confezionamento e il packaging secondario.